Allora, buongiorno, seconda media, siamo a Galilea, se fossimo in terza saremmo molto più là, ma abbiamo visto da prima delle vacanze di Pasqua, la vita di Galilea, l'incontro con Galileo. Ora io vi consiglio di guardare ogni tanto il vostro libro, Conta la storia, tanto perché visto che è stato prorogato ora io non ho la minima idea di quando e se si tornerà a scuola, quindi anche io seguo le notizie come voi, quindi sono un profano. E quindi andiamo avanti come possiamo andare avanti. Questi metodi, meno male abbiamo, non so, se questo fosse accaduto 50 anni fa, sarebbe stato un problema perché voi sareste stati chiusi a casa, naturalmente fosse... e quindi no, che ci si fa? Ci scrivevamo delle epistole letterarie come Abelardo e Luisa nel Medioevo, sì, ma capite che o per telefono, sì, 50 anni fa c'era il telefono. Quindi il progresso scientifico è una sorta di, ovviamente porta degli immensi progressi, per cui oggi con internet possiamo, quindi Galileo Center, perché con internet possiamo, questo è un canale YouTube, io non è che comunico con voi, ma con YouTube, Zoom, possiamo in un certo modo tenerci in contatto. Già il telefono, credo ieri o l'altro ieri era la ricorrenza della nascita di Meucci, che era il fiorentino che ha inventato il telefono. Poi Marconi, il telegrafo senza fili, e quindi queste varie scoperte, ma il primo fu appunto Galileo che tramite l'uso del metodo sperimentale, cioè una data teoria, io posso fare una bellissima teoria, ma poi devo trovare delle prove sperimentali in un laboratorio, oppure come la caduta dei gravi, eccetera, eccetera, la velocità della caduta dei gravi, no? Quando ero bambino mi chiedevano, c'era cioè il suo indovinello, pesa più un chilo di lana, un chilo di piume, un chilo di ferro, e tutti noi diciamo un chilo di ferro perché pensavano invece se è un chilo, vabbè, questa è una cosa che c'entra nulla. Comunque, il metodo sperimentale che fu avviato da Galileo Galilei e che lo mise in gravi difficoltà. Qui a pagina 136 avete ovviamente una linea del tempo, 1400, avete Copernico, che sarebbe questo signore qui. Copernico, che elabora la teoria riprendendo Aristarco di Samo, che era un greco che aveva per primo, che era per primo teorizzato che quello che noi vediamo il sole che sorge oriente e tramonta occidente è un moto apparente, esattamente come quello del treno in macchina quando vediamo che gli alberi ci vengono incontro, gli alberi stanno assolutamente fermi, ma siamo in realtà noi che andiamo incontro agli alberi, scusate, una molletta. E quindi è un moto apparente. Aristarco di Samo fu massacrato da Aristotele, massacrato in senso scientifico, disse no, ma questa è una stupidaggine, come si fa a dire che il sole sta fermo, si vede tutto, vediamo tutti che il sole si muove, no? E invece aveva ragione Aristarco di Samo. Copernico rismonta da tutta la teoria che poi facendo il video su Dante, sul Purgatorio, il Paradiso. Dante, ecco, Dante ne parliamo dopo, ma comunque ho messo in corsione sei classici, non c'è in classe ovviamente, ma c'è i video che Pietra Mala ha fatto e che ho messo sul sito, guardateli perché sono anche molto belli. Questo parentesi, parentesino. Dicevo che quindi siete fortunati perché quello che stiamo facendo con Dante e quello che stiamo facendo a storia in realtà si intrecciano molto bene perché la visione del mondo come la vedeva Dante era quella che Copernico smonta che la Terra sia il centro dell'universo, smonta che il Sole sia un pianeta, le stelle fisse, quindi la Terra e il Sole, la Terra, come oggi tutti pensano, a parte ci sono i terrapiattisti, ma la Terra è uno dei pianeti che gira intorno al Sole, che sta intorno alla galassia, eccetera. Tutto questo ovviamente poneva un problema. Va bene, ora qui c'è tutto un discorso nel libro, gli oceani, però se tornando indietro nel tempo tu potessi chiedere a un personaggio di allora, a chi? A un contadino? Un personaggio di allora deve essere un studiato. Come è fatto l'universo? Ti sentiresti? È formato di sette sfere concentriche di cristallo, della più grande è incastonato il Sole. In quelle più via più piccole le altre stelle fisse, per stelle fisse allora si intendevano i pianeti? No, questo non è esattamente una cosa. Non erano così rimbambiti, cioè, non, per carità,
Ovviamente credevano che Dante, no, Dante dice, scusi signora Calvani, ma io sì, vabbè, avevo sbagliato tutto perché pensavo, però in realtà le stelle fisse, si pensava che le stelle fisse fossero la parte finale del, cioè dell'universo, appunto, il centro della Terra, i vari pianeti, il Sole è un pianeta che gira intorno alla Terra, con lo stesso schema gravitare, o meglio. E in alto le stelle fisse, e vabbè, ora che fossero di cristallo, Dante non credeva che fossero di cristallo, su, oh, diciamo nel Medioevo, ma non così nel Medioevo, ecco, perché sennò sembra che siano questi uomini nel Medioevo o del Rinascimento. E creando suoni melodiosi, le sfere con i loro pianeti girano intorno alla Terra che se ne sta immobile nel centro. No, questa è la teoria di Pitagora che pensava, appunto, Pitagora, che il movimento delle sfere intorno alla Terra creasse una musica celeste e divina. Questo è Pitagora, che infatti è uno degli inventori del sistema musicale, delle notazioni, vabbè, questo è il tema. Matematica, la musica è matematica, perché se una corda così la pizzica fa un suono, se di mezzo la corda fa un altro suono, un semitono, aveva studiato Pitagora e lui pensava questo, con buona pace di Pitagora. Perché lo insegna la Chiesa? Sì, va bene. Ora, la Chiesa aveva accettato questo, perché sì, aveva accettato questa teoria aristotelica, e soprattutto perché, come dice il libro, che un passo biblico il condottiero ebreo Giuseppe dice solo ferma, e che se si deve fermare vuol dire che si stava muovendo. Oh, questa è la teoria tolemaica. Tolomeo era vissuto nel secondo secolo avanti Cristo, era un geografo e geografo egiziano, ma greco, perché Alessandria d'Egitto era stata condannata dal Alessandro Magno, che era greco, e che quindi vedeva una visione geocentrica. Copernico, nato nel 1473 e morto nel 1594, invece propone la teoria eliocentrica, cioè che è il Sole, riprendendo Aristarco di Samo, questo lo dico io, perché questo sistema complicato, infatti, quello che creava più problemi è che se il Sole girava intorno alla Terra, come faceva a illuminare anche gli altri pianeti? Capite che ogni tanto, cioè, non tornava questa cosa scientificamente, e quindi si creavano dei meccanismi complicatissimi, e Copernico disse: ma non sarebbe più semplice dire che è il Sole che illumina tutti e che tutti giriamo, perché se il Sole è un pianeta che gira intorno, capite che avrebbe comunque tra la Terra e il Sole ci sarebbe la Luna e Mercurio che gli girano, e quindi boh, non tornava molto. Questo se ne erano resi conto, però la Chiesa ormai ha deciso che era così, e ha scelto, perché appunto nella Bibbia e Aristotele, ma anche Aristotele, che prima di Galileo la scienza procedeva per autorità, cioè se una cosa l'aveva detto un autore antico era così. Quindi anche in medicina i dottori, non Leonardo da Vinci dissezionava di nascosto i corpi umani, Vesalio, che era un tedesco, insomma, lo fate tutto un po' di nascosto, perché c'erano i libri di Galeno, che era un dottore antico, e qui c'è scritto tutto lì, non c'è bisogno di fare esperimenti, è tutto scritto lì. Ovviamente noi sappiamo che non è così. Copernico ovviamente aveva fatto tutto questo in base a calcoli matematici, perché appunto non gli tornava sto fatto che se il Sole era un pianeta, come faceva a illuminare tutti gli altri pianeti, compresa la Terra? Era un problema. E lui ha detto: matematicamente mi torna meglio che sia il Sole il centro dell'universo, mi torna meglio così. Galileo fornisce la prova sperimentale con il cannocchiale, che fu inventato, insomma, preso delle lenti come queste, ci fece un tubo, da un artigiano, molto semplice. Cioè, che il cannocchiale, diceva, sì, era stato inventato in Olanda per il mare, ma lui lo potenziò, nel senso, per guardare, appunto, e fu il primo a vedere appunto i crateri della Luna, e scoprì appunto i satelliti di Giove, quindi ebbe la prova scientifica e sperimentale che era il Sole, il Sole centro non dell'universo, del sistema solare. Questa si chiama rivoluzione, cioè la rotazione appunto dei vari pianeti. Rivoluzione è quando qualcosa si gira, quindi metaforicamente la rivoluzione in po' di storia è quando un re, al posto del re, c'è un giro, come si potrebbe dire, una capriola. E vabbè, qui avete un quadro.
Che vabbè, qui avete un quadro del 1800, Galileo, e va bene. Quindi, rivoluzione e rotazione. Percorso circolare di un corpo, la rivoluzione, volvo, girare, dal latino, e rotazione, perché la Terra intorno al Sole ha due movimenti. Uno, che gira intorno al Sole, e l'altro perché la Terra si gira intorno a se stessa, se no... Che ne so, in Italia sarebbe sempre giorno e che ne so, in America sarebbe sempre notte, viceversa, mentre la rotazione permette l'alternanza del giorno e della notte. Poi le stagioni, ma questo è della geografia e io ora non entro nella disputa. Quindi avete qui un bel schemetto, Tolomeo II secolo, Alessandria d'Egitto, che in realtà è in Egitto ma è greca, teoria geocentrica, la Terra immobile, centro diverso, confermando, cioè, non è che la Bibbia conferma Tolomeo, è che tutti nell'antichità su per giù pensavano questo, perché vedevano il sole che sorgeva e tramontava, e c'era questa nota a parlare che la Bibbia, chi ha scritto la Bibbia non aveva letto Tolomeo, e dubito che Tolomeo avesse letto la Bibbia, insomma, vabbè. Diciamo che tutti, e siccome questa teoria fu accettata da Aristotele, che era vissuto prima di Tolomeo, e quindi va bene, mette Copernico, teoria allocentrica, la Terra gira attorno al Sole, confermata da Galileo. Cioè non è che la Bibbia conferma, nella Bibbia c'è un passo in cui Giosuè... Allora, il divorzio della Chiesa contro i riformi e la scienza, che avete un... Un pittore ottocentesco davanti a Roberto Bellarmino, perché insomma, è piuttosto questa si gira, sembra tipo fotografia, questa si gira, c'è una foto, vabbè, vabbè, questo c'è sopra, si capisce, siamo a Roma perché c'è gli affreschi di Raffaello e deve abiurare, questo c'è da detto. Allora Galileo fu costretto a dichiarare la sua teoria empia e delinquente convinto, cioè fu costretto appunto a morire ad Arcetri, dove c'è l'osservatorio astronomico ancora oggi, e vabbè, mentre Giordano Bruno, che diceva le stesse cose, fu bruciato, ma fu bruciato molto prima, nel 1600. Solo nel 2000 Papa Giovanni Paolo II ha chiesto scusa per gli errori allora di verità del grande scienziato italiano. Sì, Galileo sì, Giordano Bruno, non sai che Giordano Bruno deve essere piuttosto, sta ancora piuttosto. Comunque, vabbè, oggi penso che sia abbastanza, in francese sa va sandì, insomma, che lo abbiano riabilitato o meno da questo punto. Perché il problema era che nel 1600, allora, detta così, ecco, vabbè, nel 1600, ma non è solo la Chiesa, ecco, perché sembra sia tutta una questione di Chiesa, è una versione del sapere che si basa sui testi, cioè questo è un topolino ovviamente, ma se io non imparo le cose, le imparo leggendo un libro, questo è un paperino ovviamente, non da qui, leggendo da questo libro di Aristotele, io imparo. E quello che c'è scritto nel libro, questo manzone, e io devo semplicemente citare quello che è scritto nel libro. Non devo inventare niente, cioè se io invento qualcosa non va bene. Mentre il metodo sperimentale Galileo prevedeva che lo scienziato si sì, parte dai libri, ovviamente, ma poi, osservando la natura, le leggi, deve fare delle teorie e poi sviluppare con degli esperimenti, dimostrare se queste teorie sono vere e false. E si chiama appunto il metodo sperimentale, il trionfo della matematica. Ovviamente con calcoli matematici io stabilisco che se lancio un oggetto di 1 kg dalla torre di Pisa e calcolo matematicamente che ci dovrebbe impiegare velocità, trito dell'aria e tutto, circa 5 secondi, faccio questi calcoli, poi vado sopra la torre di Pisa, lancio questo oggetto e se il calcolo matematico corrisponde a quello che avviene nella realtà, la teoria è dimostrata. Prima non funzionava così, i dottori, che avevano letto i libri di Galeno, ma non avevano mai toccato un corpo umano, quindi il dottore stava lì nel suo studio, il farmacista dava una ricetta, il farmacista, eccetera, ma senza mai esaminare i malati, senza visitarli, perché non sapevano come era fatto il corpo umano dentro.
avevano solo dei libri di Galeno, sì, che un po' lo sapeva Galeno, ma insomma, non erano stati aggiornati. La rivoluzione scientifica, in questo caso rivoluzione, è la prima grande rivoluzione perché questa rivoluzione cambia il modo di vedere del mondo. Noi viviamo sotto l'età di Galileo, c'è cioè una grossa frattura tra Medioevo, Umanesimo e rivoluzione. Non è importante cosa dice Platone e Aristotele, è importante quello che noi scopriamo da noi. Vabbè, qui esplorazione di Marte. Allora, quel metodo che Galileo per esaminare, Galileo disse: esistono due grandi libri. Cioè, Galileo era credente, era cristiano, cattolico, non è che fosse, mentre Giordano Bruno no, per questo aveva ancora qualche problema. Galileo era un cristiano e cattolico, però diceva: Dio ha scritto due libri. Uno è la Bibbia, vabbè, la Bibbia ha scritto la Bibbia, è stata scritta però, però Dio ha scritto il grande libro della natura secondo leggi matematiche. Quindi non è che la Bibbia e la natura sono in contraddizione, ma sono scritte in due lingue diverse, come se io scrissi una cosa in francese e una cosa in tedesco. Ma sono diverse, certo, perché, ma il messaggio diceva che era lo stesso. Ma non fu accettato questa cosa. Quindi la matematica è la lingua di Dio quando, per Galileo, l'osservazione diretta, dice il libro, dei fenomeni naturali, molti di quali possono essere simulati in laboratorio. Come oggi quando c'è una malattia, prendo un virus, un batterio e vedo il suo lavoro. La loro conoscenza attraverso misure di precisione, relazioni matematiche, vabbè, si formano delle leggi attraverso il calcolo matematico che possano prevedere un certo fenomeno. Poi l'esperimento stabilisce se quello che io ho calcolato e pensato sia vero o meno. La filosofia è scritta, beh, questo lo dice appunto, finirei qui, è quello che dice Galileo, la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, per Galileo l'universo è un libro, però dice perché, siccome Dio sa che non tutti sanno leggere il libro della matematica, è scritta anche la Bibbia, così almeno leggono tutti o gliela fanno leggere, mentre il libro della natura è un po' più difficile da leggere, perché se non sa la matematica è un po' più difficile, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i corretti nei quali è scritto. È scritto in lingua matematica, cioè è lo stesso Dio che ha scritto questo. Ovviamente noi sappiamo che il mondo non è un libro, però è una metafora, questa è una metafora poetica molto bella. Quindi, egli ha scritto in lingua matematica, i caratteri sono i triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola, senza questo immaginarsi veramente come oscuro la Bibbia. Abbiamo detto, ora ci fermiamo, che Galileo è un grande scrittore, di lingua italiana, perché essendo anche di padre, di famiglia fiorentina, è un precursore anche di Manzoni, che noi non siamo Manzoni, però ovviamente nel libro di storia si... Però tutto questo sistema purtroppo interrompe il Rinascimento, che era stato un movimento di liberazione dell'uomo, per cui la prospettiva, guardate questa arte, ma questo si trova a Santa Maria Novella, vedete questo affresco di Masaccio è stato creato secondo leggi matematiche, cioè la prospettiva che permette di raffigurare il mondo, un quadro, di dare una visione, diciamo, matematica del mondo, della prospettiva. Questo poi è il grande precursore di Galileo Leonardo da Vinci, l'ultima scena, vedete, fatta in chiave prospettica, per cui c'è un punto di fuga centrale. Questo movimento Leonardo da Vinci, studiamo con lo studio sugli uccelli, l'anatomia umana, eccetera, eccetera. Questo movimento di emancipazione dell'uomo verso il sapere degli antichi, verso un nuovo sapere che non fosse totalmente attaccato nel senso invenzione della stampa, ma in Italia viene bloccato dal processo a Galileo. Il processo a Galileo ovviamente blocca, per così dire,
in realtà il processo a Galileo eppur si muove l'indice dei libri proibiti. Con l'indice dei libri proibiti, molti libri, tra cui appunto i libri di Galileo, vengono proibiti, non si possono leggere. Questo dà un formidabile arresto al progresso scientifico nel sud Europa, mentre paesi dove, come l'Inghilterra, dove Newton porterà avanti dal prossimo passo, sarà la scoperta delle leggi di gravità, dalla legge di gravità di Newton, e poi anche la circolazione del sangue. Tutte queste cose erano state già in parte prefigurate dagli italiani, ma con questa ovviamente stretta di censura sul progresso, sul pensiero scientifico, che non voleva essere antireligioso. Certo, Papa Giovanni Paolo II nel 2000 mi sembra riabilitato dalle idee, però il problema è che tra il 1600 e il 2000 siamo persi un po' di secoli, siamo persi un po' di secoli, ecco, questi secoli dove appunto si torna, infatti chi chiude la peste del 1600 ovviamente fu totalmente attribuita all'opera del demonio, del diavolo, e questo ovviamente non portò bene, cioè non portò bene al progresso scientifico. Poi il progresso scientifico riprenderà, soprattutto in Francia, che anche se è il paese cattolico, ma che poi porterà alla rivoluzione francese, con l'illuminismo, quindi il riprendere le idee dell'umanesimo del Rinascimento, in cui la ragione umana è indipendente dalla religione. L'illuminismo che poi porterà alla rivoluzione francese, ma questa, come invece, è un'altra storia.